C'è chi è andato a piedi e chi è andato in bicicletta, ma tutti sono arrivati puntuali per l'inaugurazione della ciclopista dell'Arno in località Le Macerie in Casentino. Sono partita dalla piazza di Rassina insieme al vicepresidente e sono arrivata qui alle Macerie a piedi. È un'opera bellissima, spettacolare. Ci fa apprezzare tanti lati del Casentino che forse non si conoscevano più. Bellissimo. Sono circa 8 chilometri di pista. Partono dalla stazione di Rassina e terminano qui alle Macerie, da dove poi parte la pista che porta fino a San Piero e Ortignano Ragiolo. Credo che questo tratto che va qui dal Ponte di Toppole sino a Rassina sia veramente un tratto che dà l'idea di quello che sarà poi la futura ciclopista dell'Arno, proseguendo verso nord sino a Stia, verso sud sino ad Arezzo, ma sappiamo che la ciclopista dovrà arrivare fino a Marina di Pisa. Grazie a tutti che ci si è creduto tutti, io ho cercato di dare per quello che mi competeva la spinta dovuta proprio perché si doveva chiudere questo lavoro entro il 31-12-2015 per non perdere il finanziamento. Questo è stato fatto, sicché grazie a tutti che hanno dato proprio il massimo per riuscire a questa impresa. E noi della Federazione Italiana Amici della Bicicletta siamo molto soddisfatti perché finalmente si capisce che anche le ciclovie sono infrastrutture strategiche. La domanda cicloturistica a livello nazionale ed europeo è in crescendo.